Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, altra diretta in contemporanea su TikTok e su Instagram, o meglio su TikTok e su Instagram. Se avete delle domande per me, ci sono. In realtà oggi sono abbastanza così di corsa perché dovrei fare sia i compiti di spagnolo, che non li ho fatti, che le fatture, che sono rimasta un po' indietro. Buongiorno Viola, ma soprattutto mi sono connessa per ringraziare tutti gli utenti di TikTok che mi hanno permesso di raggiungere i 2 milioni di like, e per un account con pochi follower come i miei cioè, è un numero veramente. Ci sono account con il doppio, il triplo, il quadruplo dei miei follower e non hanno neanche vagamente, lontanamente raggiunto la milionata di like. Quindi, ragazzi, grazie. Questo significa che i miei contenuti vi piacciono, ma non a sufficienza da mettere un follow. Quindi vi sto sui maroni. Yeah! Va bene, non mi va bene. L'importante è che arrivino delle buone informazioni, perché sei bravissima. Grazie Cooper. E probabilmente i follow non arrivano perché li bacchetto tutti. Cioè io non ne lascio veramente passare nessuno, anche sul video del Chihuahua che ho condiviso, quello che passa sotto la sabbia, tutti quelli che si sono permessi di fare delle battute sui Chihuahua li ho massacrati. Sono andata giù con i mitra. Torniamo a noi. Se avete delle domande da farmi? È il momento giusto per farlo, cercherò di esservi di aiuto, ma tenetevi forte, non mi permetto di dire cose eccessive senza così non entro nel merito di dare dei consigli che possano avere delle controindicazioni, quindi piuttosto non dico una parola in più, ma così mi piace non far danno. Isa, grazie, ti seguo volentieri, non ho cani, ecco, deciso. Purtroppo molte persone non rispettano i cani di taglia piccola, ma tanti non rispettano neanche quelli di taglia grande, che sono forme di maltrattamento differenti. Quelli grandi vengono tutti gestiti come dovessero prendere bastonate o vivere fuori, abbandonati a se stessi, e questo va bene, e quelli piccoli, i vestitini e tutto quello che ne consegue. Cioè, ragazzi, sono cani, la taglia fa ben poca differenza per loro, cerchiamo di rispettarli. Allora, secondo te è giusto mettere l'impermeabile per la pioggia al cane, anche se è un cane a pelo lungo? Dipende dal cane. La mia vecchiettina lo adorava, cioè quando aveva sul suo impermeabilino lo adorava, e quindi per lei sì. E tutti gli altri cani che ho avuto, se gli mettevo l'impermeabile, cioè piuttosto mi guardavano come dire: picchiami, ma non mettermi l'impermeabile. Quindi non c'è una risposta univoca, dipende dal cane. Alcuni cani hanno anche freddo, ragazzi, quindi alcuni vanno anche proprio protetti. Giochi da fare in casa per far sfogare il cane se fuori piove? Dipende, giochi di fiuto, ma li sai fare? Giochi di quanto è grande la casa? Ricerca, che non è fiuto. Per me, quando dico fiuto tendo a pensare al cibo, quando dico ricerca tendo a pensare o a delle essenze o a degli oggetti, e questo fa la differenza. Ragazzi su Instagram vedo che siete pochissimi, temo che sia a causa forse che si sente poco, non lo so, se potete darmi un feedback. Ovviamente se avete delle domande scrivetele, che arrivo anche da voi. Secondo te, oh caspita, qui è partito consigli su prodotti per una buona idratazione? Non ti so dare consigli su questo, perché tutto quello che uso sia su di me che su Obi lo autoproduco, e quindi sono un pochettino fuori dal mercato, non saprei darti nomi di prodotti specifici. Specifico che non ne ho perché al momento non potrei dedicarmi come me, ma li ho sempre avuti i cani. Allora, un consiglio per la pulizia delle zampe dopo la passeggiata: un panno umido, punto. Appena umido, se la passeggiata è secca, anche uno scovolino, cioè proprio tipo pennellino, tipo spazzolino per intenderci, per togliere la polvere, è finito. Cosa ne penso del tappeto olfattivo?
che non è male, è abbastanza divertente. Fra le tante cose che posso eventualmente consigliare di attivazione, il tappeto olfattivo è una fra queste, perché se lo gestite bene, che non glielo date proprio tutti i giorni, che dopo un po' diventa un po' anche una noia anche per loro, si divertono, cioè proprio diventa appagante. Mi consiglio un libro che descrive attività da ludiche da fare con il proprio cane. Ce n'era uno, ce l'ho di là nell'altro ufficio, forse è edito da Ghiana, non so se ce l'hanno ancora in catalogo, era molto carino. Cerco di qua se riesco a trovare. Non mi viene in mente il titolo. Magari faccio una storia su Instagram e metto sulla foto, o anche qua su TikTok la ricondivido. Guardaci, cercherò di taggare cose tipo giochi per cani. Il mio Amstaff è equilibrato e addestrato benissimo, la notte dorme sotto le coperte. Perché? Perché glielo permetti e gli piace farlo. E comunque è più comodo sotto che sopra, perché sopra avresti il peso del cane che quando ti muovi ti dà fastidio. Sotto sì, c'hai dei peli, ma tanto i peli sono comunque dappertutto e lo trovo più corretto, più comodo. Ok. Secondo te è giusto tenere un pitbull che neppure il proprietario riesce a gestire? Non ho capito la domanda, Dana. E se io provo a mettere il mio non lo sopporta il cappotto? No, tanti no. Come si fa ad educare i padroni che occupano? Oh, è partita tutta la chat! Tutto il marciapiede col guinzaglio bello teso, dicendoglielo: scusi, posso passare? Cioè, un minimo. Come capisco che il cane ha freddo? Si capisce. Così come si capisce benissimo quei cani che quando piove non vogliono uscire nemmeno a fare la pipì. Cioè, proprio si fermano alla finestra, ti guardano e ti dicono, cioè, e tornano indietro. 9 mesi lagotto, quando incontra cani ostili invece di ritirarsi va incontro, pensa di essere un pitbull. Ma i lagotti, ho appena fatto una consulenza su un lagotto, cioè mai lavorati i lagotti, ma tutti avete i lagotti, questa cosa ci piace non tantissimo. E i lagotti sono caratteriali e abbaiano tanto. Ho un incrocio tra uno svizzero e un grigione, ogni quanto in intonatura non ne ho la più pallida idea. Poi tu l'etatura lo devi spazzolare e la muta mi viene già da ridere e da piangere per te. Io di mio cercherei di organizzarmi al meglio per tenere il pelo pulito, però io uso il soffiatore, il compressore, e qui al campo, quindi all'esterno, soffio Obi anche dopo quelle giornate in cui gioca alla matta con i suoi cani amici che lo ricoprono di bava, terra, fango e la qualunque, una bella soffiata e va a posto. Poi ogni tanto, tipo come l'altra settimana, quando serve, sì, lo lavo, però lo lavo io. Il mio cane non va d'accordo con nessuno. Cosa faccio? Cerchi aiuto professionale. Quali precauzioni per il freddo d'inverno? Dipende quanto freddo e che tipo di cane. Un piccolo levriero italiano non può uscire anche in alcune zone d'Italia senza una protezione. Hai un Samoiedo? Non fa un plissé, perlomeno in Italia, a meno che tu non abiti su a Cascina Margherita, che è sopra, credo, il Monte Bianco, una roba così, a 4.000 metri e ci sono meno 30 gradi, cioè ti fa un baffo. Torno a TikTok. Come un cane giovane, 1 anno e 9 mesi, può imparare a dare degli stop in modo competente solo se ha una gestione decente delle emozioni. Non è il comando che ti manca, non che ti manca te, ma che manca in generale, ma è la gestione delle emozioni. Quando un cane non è calmo, tranquillo, non sa fare un seduto fuori, figurati uno stop d'emergenza. Buongiorno ai bulli. Una domanda: come posso far smettere alla mia chihuahua di urinare quando mi vede? Si emoziona molto. Come posso farti capire che questo è abbastanza normale? Saluta nel modo più tranquillo, più sereno e cerca di buttare le traversine, tanto so che le hai usate. Fai finta di niente quando lo fa, spostati, magari falla uscire quando vuoi interagire con lei. Vedo che su Instagram di nuovo dà problemi di connessione. Chiedo scusa ai ragazzi di Instagram, ma è un po' ballerino. Martina scrive: prendere un cucciolo di Labrador con un bimbo di 2 anni e mezzo? Non lo so.
Stavo per fare una battuta della serie, ma cos'è? Il bambino è allegato al Labrador, il bambino c'è già. Non faccio questo tipo di battute. Non lo so, il Labrador è adulto o è piccolo? Perché se è un cucciolo, già è un cucciolo di umano da dover crescere. Con un cucciolo che sporca, morde e fa il cucciolo, e lo farà per permettergli almeno un anno, sarà intenso. Quindi non ho idea. Se hai qualcuno che ti dà una mano vera, sì. Se no, lascerei perdere, anche perché penso che il bambino ti occupi già parecchissimo del tuo tempo. Educare un cucciolo è una roba molto intensa, ragazzi. Se stai valutando un adulto che magari è già calmo, educato, socializzato, sa andare al guinzaglio, tutte queste cose qua, problemi zero. E si affezionerà a voi e al bambino serenamente. Non, molti pensano che solo i cuccioli si affezionano. No. Perché il mio cane piagnucola quando vede altri cani in passeggiata? Non lo so, può essere frustrazione, voglio andare a giocarci, oppure, oh mio Dio, non so cosa fare. Non lo so. Cosa ne penso delle salviettine per pulire i cagnolini? Che non dovresti chiamarli cagnolini ma cani? E che le salviettine non sono mai esistite, i cani sono con noi da 35.000 anni. Non dico che il cane ha da puzzare, però ragazzi non deve neanche profumare, perché se voi sentite il profumo quel cane non se la passa bene. Quindi l'igiene è una cosa, esagerare un'altra. Quindi, e io ho il cane che entra in casa, non dorme con me nel letto, ma ovvia in questo momento è di là sul divano. Grazie Martina per i complimenti. È normale che a 10 mesi il cane non abbia fatto un ringhio? Sì, il ringhio è comunque una comunicazione negativa, se non lo fa, meglio. 2SEI2 ci sto provando, ma è complicatissimo. No, 2SEI2 è molto semplice, però il protocollo è estremamente rigido, è estremamente preciso. Non si possono fare fesserie. Se vuoi, con il 2SEI2 ti posso seguire online, perché lo faccio da anni con mille miliardi di persone. E quindi se vuoi online ti posso portare letteralmente anche l'esame, sia di primo che di secondo livello. Quale fase del 2SEI2 sei? E perché dici che è complicato? Io purtroppo devo far finta che vada tutto bene quando i cani sciolti degli altri vengono addosso. Perché sono convinta che... Desiree, mi mancano dei tuoi commenti e la chat di TikTok si è resettata, quindi ragazzi, so di essere saltata in fondo, ma mi spiace, si è impattaccata. Il dolore fisico del cane può influire sul comportamento? Assolutamente sì, come per noi. Anzi, spesso quando ci sono dei cambi repentini di modalità, c'è qualcosa in corso. Infatti una tra le prime cose che io consiglio è: cosa dice il veterinario? Tutto in ordine? Tutto a posto? E se il veterinario dice sì sì, il cane è sanissimo, allora si va a indagare un po' di più. Però maltese che lecca in continuazione di divano e coperte, che attività fa Giusy il tuo maltese? Cioè che tipo di vita fa? Quante volte esce? Che attività fa? Quanti amici cani ha? Che tipo di attivazioni ha? Eccetera eccetera. Ho bisogno di un tuo suggerimento come far capire ai proprietari, non lo so cosa, la Chris, non vedo nessuno. Ho due cuccioli di simi Labrador di 6 mesi che tirano come treni al guinzaglio, sono disperata. La domanda è: perché hai due cuccioli insieme? Cioè, pensavi di potercela fare a resistere, a sopravvivere all'educazione di due cuccioli in contemporanea? Se nessun istruttore al mondo fa questo tipo di errore, c'è un motivo. Cioè, l'educazione di un cucciolo richiede tantissimo tempo. Quando sei in passeggiata dovresti uscire con i due cani separatamente. Non so, le giornate sono solo di 24 ore, ma non te l'ho detto io di prendere due cani contemporaneamente. Quando hai capito che tipo di passeggiata ha ognuno dei due, cerca di trovare un accordo e una volta ogni tanto portarli fuori insieme. Però ci sta che a 6 mesi, se poi li porti fuori insieme e li hai gestiti insieme, tirino. Cos'altro potrebbero fare? Come si capisce la fine dell'adolescenza? Una mattina ti sveglierai, guarderai il tuo cane e dirai: hai rimesso il sale in zucca? E ci vuole tempo. Potrei consigliare un guinzaglio a corda lunga? Allora, metto oggi
la foto, il link del guinzaglio barra lunghina che uso sempre io, è da 3 metri, è della Julius con la maniglia. Vi metto proprio il link preciso di quello lì che uso io sulle storie di Instagram col link, è che TikTok non permette di fare il link, quindi oggi pomeriggio butto un occhio alle storie perché metterò il link di qui sopra. Quello io mi ci trovo bene perché è confortevole in mano anche quando è bagnato, non cambia consistenza, non taglia la maniglia che è comunque semplice ed è solo un 3 metri, quindi se la strada è stretta o non c'è marciapiede non faccio fatica a tenerlo in mano. E tanti mi dicono, ah, ma 3 metri non si può. No, no, non glieli lasci tutti, recuperi semplicemente in parte. Mi ha fatto sputare il caffè. Però è vero perché l'adolescenza ha una certa, è come se si riconnettesse il cervello e vanno avanti. Allora, c'era una roba sul Dose Edu che mi interessava, che sono curiosa. Niente, no, l'ho perso. Vediamo se di qua si rivede, tac. Lunghine retrattili, no, le lunghine retrattili si chiamano flexi e andrebbero vietate per legge, ragazzi. Sono all'inizio, il cane sembra non capire, deve imitarmi, guarda e propone. No, 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 attenzione, so di riguardo al 2SEIDU, il protocollo prevede che tu parta da azioni conosciute e fino a che le azioni conosciute non sono sul segnale verbale, e per segnale verbale intendo, gli chiedi un terra. Come fai a sapere che è un segnale verbale? Perché tu ti metti a saltare la corda, dici terra al cane e il cane fa terra. Se hai questo livello di segnale verbale, allora inizi il protocollo. Se non hai questo segnale verbale, non devi partire perché stai insegnando tutta una serie di cose che ti giocheranno contro. Quindi fermo, attenzione. Il protocollo è semplice, ma le regole vanno seguite in modo molto, molto, molto preciso. Ripeto, non voglio venderti per forza una lezione, ma sul 2SEIDU, se vuoi, ti posso seguire serenamente anche online, se vuoi contattami. Non arrivano più le notifiche quando inizia la diretta. Non lo so. Guarda, non chiedere. A me ha notifiche di roba che non ho mai chiesto, quindi. Oh. Ho un pastore delle Alpi Apuane, lo conosce il tuo pastore delle Alpi Apuane? No, non me l'hanno mai presentato. No, in realtà non ne ho mai lavorati. Apuane mi manca. Esce 2 volte al giorno, un fratello cane, un gatto in giardino, penso sia frustrazione. Che cos'è il cagnolino che leccava il divano? Esce 2 volte al giorno. Dipende come sono le uscite, perché se sono rapide, veloci, sempre uguali, senza mai, può essere un po' di noia. I proprietari che portano i cani sciolti e si fiondano sulla mia, io devo far finta che non sia, Desiree, un problema perché sono persone aggressive e li menano. Allora, cioè, tu hai i cani sciolti o loro sono cani sciolti? Ah, loro hanno dei cani sciolti che si avvicinano a te, tu fai finta di niente perché altrimenti quelli li richiamano e li menano. Li menano comunque, li menano comunque, al limite puoi tentare di far. Allora, dipende anche da chi ti si avvicina, però magari cerca di minimizzare, anche perché così sei più serena che non succede niente di strano, perché più tu ti agiti, più quelli si agitano e più c'è il rischio che tu prenda un morso, quindi anche per tua tutela resta il più calmo possibile e magari indicagli, guardi, il cane è qui. Poi, tra parentesi, coglione, questo non dirlo, però non c'è molto da fare. Ho una meticcia di 25 kg, perché piange di fronte alla ciotola piena di cibo e gira intorno? Perché non le piace? Perché ha mal di denti? Perché è la ciotola in alluminio, in acciaio, si vede dentro e ha paura di usarla perché suona e ha paura? Perché non ne ho idea. Possono essere un milione di cose. Prendi la roba e sparala in giro, buttala. La ciotola serve a noi, non al cane. È vero però che non tutti i guinzagli sono ammessi per legge o trovi il pignolo? Mai trovato il pignolo, anche perché la legge, e ho scaricato l'articolo di legge, se comprate Cino Viaggio c'è proprio il link diretto al mio sito che riporta la legge sulla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, è lunghezza ad uso di 1,50 m, che non significa che tu hai una corda lunga 1,50 m, significa che usi
una corda di 1,50 m. Tanto vero che quei malefici flexi sono sempre stati in vendita, e sono in vendita appunto, e sono magari anche di 8 metri. Già basta questo per dirvi che la cazzata della in centro urbano 1,5 m, 1,5 m di uso, ma non di quello che ho. Quindi io quando sono andata in centro Milano a Duomo con Obi, sono andata con la mia lunghina e sono passata appositamente davanti a tutti i carabinieri che ho trovato, a tutti i militari, a tutti i vigili, e nessuno ha detto nulla. Perché? Perché dei miei 3 metri Obi ne aveva a disposizione 1,5 m, anzi forse anche un po' meno, e quindi problema zero. Ho un cane di 5 anni che, avendo cambiato casa, continua a piangere quando è solo. Cosa posso fare? Cerca aiuto. Non è il cambio casa, è il cambio di abitudini che fa il problema. Il cambio casa è un problema per i gatti, il cambio abitudine è un problema per i cani. Quindi cerca aiuto per trovare un equilibrio che lo faccia star bene. Li ho adottati tutti e due, fratellini abbandonati in campagna a pochi giorni di vita. Però non avresti dovuto, anche perché a pochi giorni di vita vuol dire che li hai anche allattati a mano. Lo vieterei per legge, non ce l'ho con te, però queste cose non sono alla vostra portata. Non mi permetterei io di prendere un cane e allattarlo a mano e pensare di non fare dei danni. Ci vogliono delle baglie canine e competenze che un privato non ha. Io so teoricamente cosa va fatto, e siccome lo so, non sono tanto disposta a farlo, anche perché si parla di non dormire notti e notti, e ti avrei sconsigliato di prendere un impegno così gravoso. In quella situazione cosa avresti potuto fare? Un veterinario, cani in calore che stanno prendendo il galastop, vai e gli affidi i cuccioli, punto. E poi quando sono svezzati veramente, allora si comincia il percorso, magari cercando di accasarne uno, e se desideri ne tieni l'altro. Però Santa Maria Goretti, poi a pagare sono i cani. Io su questo sono molto molto cattiva, molto acida, perché sono stanca dopo 20 anni di vedere famiglie disperate, cani disperati, disastri pazzeschi, cioè non va bene, sono situazioni che non volete rivivere. No, il rifugio non ci ha pensato come si deve, perché se ci avesse pensato come si deve il rifugio non te li avrebbe dati. Non hanno persone competenti. Non avrei mai dato 2 cuccioli a una singola persona, indipendentemente dalla capacità. E non è una critica nei tuoi confronti, è una critica nei confronti di chi ti ha messo in questa situazione. Se siamo a letto io e il mio compagno, non appena ci abbracciamo, coccoliamo, lui si mette su 2 zampe sul letto, diventa fastidioso quando arriva con le zampe a rompere. Non c'è da ridere, Elena, cercherei aiuto, anche perché alcuni cani poi diventano anche molto 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 difficili da gestire, oltre che fastidiosi. Potrebbe essere un gioco, ma anche no, un consulto, così, giusto per chiarire se abbiamo un problema oppure no. Porto il cane fuori 4 volte al giorno, eppure ogni volta che torno a casa trovo pipì e disastri in casa. Allora, 4 volte al giorno può essere un numero buono se le uscite sono di qualità, altrimenti non ci siamo, nel senso proprio numericamente sono comunque poche. E ok, quante ore sta da solo? Cos'altro sa fare? Che cos'è il tuo cane? Quanti anni ha? Che competenze ha? Gli hai insegnato a star da solo? Perché ragazzi, non è che imparano per osmosi, io ti lascio solo e tu impari a stare da solo. No, io ti lascio solo, e se tu non hai le capacità per poter gestire il tempo da solo, io ho creato un problema gigantesco. Quindi non lo so, io cerca un aiuto professionale che ti dia un'indicazione almeno di come fare. Però tu sei agitata su tutto? No, dai, quasi. Più che altro sono stanca di leggere delle cose di una gravità pazzesca scritte col sorrisino, perché la mia specializzazione è la modifica comportamentale, e se io ad un utente do un consiglio, porta fuori il cane, questo mi dice: ah, non posso perché fa freddo. Io posso stare calmo finché volete, conto anche fino a 200.000, non fino a 10, però una certa. C'è una particolarità della mia cagnolona: quando mi vede dopo un'assenza batte i denti. Che cos'è? Un pastoroide di un qualche tipo? Spesso la snaccherata, la fanno, l'ho vista molto spesso nei pastori, però la fanno anche cani di altro tipo.
Un cane adulto può iniziare a fare this dog se è sano, sì, però prima passerei dal veterinario a chiedere. Cosa ne pensi di chi porta il proprio cane in un centro commerciale con i maglioni addosso in fila per entrare in un negozio all'aperto? No, no. Allora, io sono per il cane può accedere dove vado io, può venire il cane, però poi ci sono le situazioni di utilità. Io posso evitare di portarlo in una situazione in cui si romperà le scatole? Assolutamente sì, e faccio del mio meglio per evitarlo, ma se sono obbligata, sono in transito, non posso lasciarlo in macchina perché non posso lasciarlo a casa perché XY, se anche vado a fare una commissione, nel rispetto del cane cerco di andare rapidamente, che è lo stesso tipo di ragionamento che farei se avessi come un bambino piccolo. Ciao, secondo te come potremmo insegnare loro a stare soli in casa in modo giusto? Allora, vi dirò qualcosa di fastidioso, ma non è lasciandoli in casa poco per volta che li aiutate. Perché? Se il cane non ha nessun problema, aumentare le tempistiche poco per volta è un eccellente consiglio. Il problema è che io non so se il vostro cane non ha nessun problema. Se ha dei problemi a stare da solo, fa fatica, cercare di allungare i tempi in cui voi siete via aumenta la sua preoccupazione, ansia, lo mandate in anticipazione, cioè quando il cane vede che vi preparate va già in ansia, e quindi quello non è un consiglio, non è un buon consiglio, perché ha delle pesantissime effetti collaterali e che a molti sembra che risuoni perché sembra aver senso. Non funziona in questo modo. Io ho visto molti video in cui consigliano queste cose, raga. Non è che non vi rispondo perché non vi voglio rispondere, voglio farvi capire che non è sempre bianco, nero o A, B. Ci sono un miliardo di sfumature sull'individuo che sia davanti, si cerca di lavorare, quindi occhio. Grazie per i complimenti. Ragazzi, io mi preparo perché fra un po' si ricomincia con le lezioni fuori. Vi ringrazio per i 2 milioni di like su TikTok, davvero inaspettati, perché sono veramente un monte. Tutte le mie live le trovate caricate sul canale di YouTube. Se non ho risposto alla vostra domanda, magari su qualche altra live se ne è parlato, anche perché più o meno le domande che arrivano sono spesso simili. Vi saluto, vi rimando alla prossima. Alla ragazza che cercava un consiglio sulla lunghina, datemi qualche minuto e carico una storia su Instagram con anche il link. Non posso caricarla su TikTok perché i link su TikTok non funzionano. Allora, 3 volte per le uscite della pipì, c'è una discussione in atto su TikTok, più almeno 2 di socializzazione, quindi vado molto lento, lo lascio passeggiare almeno 2 lunghe da anche 1 ora ciascuno e 3 veloci di pipì. Questo sarebbe il minimo sindacale per chi non ha il giardino, motivo per cui i cani sono molto impegnativi. Ragazzi, vi saluto, mi preparo per le lezioni, alla prossima, ciao!